Sicuramente vi starete chiedendo, ma cosa sta combinando Senpai Luigi in questo video? Cosa sono tutti questi fili che sta tirando, tutti questi ganci che sta mettendo, questa struttura, ma soprattutto a cosa serve tutto ciò? Ebbene ragazzi, si tratta di una genialata, si tratta di un'invenzione a opera del Senpai Luigi utilizzata per un lavoro ben specifico. Nello scorso video abbiamo parlato molto di allenamento funzionale, allenamento propedeutico allo sport da combattimento, ed in questo video vedrete un esercizio, vedete un'attrezzatura e vedete delle cose che non avrete mai visto da nessun'altra parte. Beh, se volete scoprire di cosa si tratta, non vi resta che guardare tutto quanto il video. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Oh, senpai! Ois! L'altra volta mi ricordo che nell'ultimo video che abbiamo fatto mi hai spiegato un tuo concetto, diciamo, personale per quanto riguarda i movimenti propedeutici alla disciplina marziale o comunque negli sport da combattimento. Si era tirato in mezzo la cosa della corsa, ma non siamo qua per parlare di corsa, tutti maratoneti, pugili, ballerini, equilibristi. Io volevo bene al mondo e il mondo ce l'ha con me. Te la sei cercata. Ma tra tutti sei tu che tagli e cuci e non fai capire i concetti bene. Ma tra tutti quelli che potevi toccare, se hai toccato proprio i ballerini. Che si sono sentiti chiamati in causa i ballerini. Pure loro. Però a parte questo, tralasciando il discorso corsa, non corsa, ragazzi, quelli sono altri video, andateli a vedere, prendeteli per quello che sono. Oggi qua volevamo toccare un argomento un po' più particolare, un po' più specifico. L'altra volta appunto il Senpai Luigi ha accennato un suo metodo di allenamento per quanto riguarda una cosa propedeutica agli sport da combattimento, che è quelli che sono gli spostamenti. Sì. Attraverso una tua invenzione. No, invenzione, una struttura che poi mi ma sono... Ma non l'ho mai vista nessuna parte, questa cosa, cioè, invenzione. È perché io cerco i vuoti, nei vuoti cerco di fare delle cose che penso riempiano quei vuoti. Tante volte funzionano, tante volte sono solo minchiate. La verità bisogna dire. Però in questo caso funziona perché realmente si potenzia la meccanica del movimento da combattimento. Okay. Entro, riesco, giro, mi muovo, di avere questa possibilità qua in un contesto di affaticamento, in un contesto di sforzo, in un contesto di stress. E allora ho creato un po' questa cosa e funziona. Ok, la cintura a cosa mi serve? La cintura mi serve solo come gancio. Io tante volte uso direttamente la cintura del karate, metto i ganci quelli grossi e basta. In questo caso, amo questa, viene più comodo. Okay, ora avvicinati qua e attaccati questo al lato, nel gancio questo di lato. Ok. Ed è uno. Porca miseria. Ma è normale che sia così pesante? E questi sono quelli leggeri. Questo mi sta tirando da una parte. Ma come leggeri, scusa? Sì, sono quelli leggeri. Quanto sono quelli che non sono leggeri? Li vedi quei cordoni là? Ma stai scherzando, veramente? Ma questi sono per trainare le macchine? Quelli sono quelli che uso io, sono circa in chiusura 60-70 kg. Però forse è da tirare un po' di più, vero? No, la cintura la devi regolare tu, perciò io non te lo so dire là. Perché la sento un po'... La vita, stringitela, tanto si può stringere. Aspetta che siamo qua. Ok, adesso la sento stretta. Vabbè. C'ho già l'ansia. Minchia, io. Allora. La vita di una formica. Primo elastico. La puoi fare la fotomodella. Lo metto di qua, il secondo. Ma è spaziale sta cosa. Ora infila le braccia qua dentro. Ah, altri elastici? Di qua, prima questo. Proprio infila. Ok. Infila il braccio qua. Questi ho fatti con le cinture di sicurezza. Mi sembra, ma questo è una roba di tortura sta cosa qua. Ora, da questo momento trovo una distanza di movimento e comincio a lavorare. Però prima mi hai detto di devo comunque. Questo è il centro. Ok. Ora combatti. Fai tipo shadow. Cazzo. Vai sulle punte, sulle punte. Okay. Morbido, morbido, troppo leggero. Questo ti serve anche quando ti arriva il maigeri frontale, calcio frontale che va indietro. Cavolo, qua ci vuole un equilibrio.
muoviti a 45, muoviti dall'altra parte, lavora, 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 troppo basso il ritmo, vabbè che sei freddo. Senti i polpacci come lavorano? Lavora un po' troppe cose insieme. Troppe cose. Ora, tu hai combattuto, te lo ricordi quello sforzo? Madonna. È molto simile. In quel caso quel peso te lo dà, lo stress da adrenalina. Ora meno piantato sulle punte, gli ultimi 30 secondi di saltellare, bam 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 bam, da sempre da combattimento, sempre guardie, bravissimo, morbido, 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 respira solo col naso, dai dai dai. Secondi, accelera. Ehi, a me. 2 minuti. Senti il cuore, senti il fiato. Questi staccali. Prendi un po' d'aria. Ricorda, penso farai non so quanti minuti o di corsa. 2 minuti di questo. Porca miseria. Madonna. Allora, la cosa che mi ha colpito è che avevo intanto tutte le facoltà quasi di spostamento. Quello è per quello l'ho fatto in questo modo. Infatti tanti lavorano perché con... Perché riuscivo a girarmi da una parte e dall'altra. Bravissimo. Tanti lavorano con quello centrale. Sì? Quello centrale, nel momento in cui mi sposto così, non ha più trazione. Ok. Perciò io mi perdo tutti gli spostamenti a 45, laterali e tutto. Nel momento in cui combatto io ho bisogno di una trazione continua, sia all'indietro sia nelle fasce di rotazione. Allora li ho montati a 45 gradi, salendo così in modo che mi tengono abbassato. Perciò quando spingo c'è già una forza propulsiva che mi serve per andare avanti. E in più quando mi sposto di qua quello tira di qua, quando mi sposto di qua quello tira di qua. Centrali lascio le mani perché, se hai visto, non te li faccio tenere in mano. È vero, così riesco a chiudere. Chiudi i pugni e lavori con i pugni giusti. Sicuramente, senpai, avrei già visto i metodi thailandesi. Utilizzano delle cose molto simili. Un secondo. Io non sono qua né per giudicare i metodi degli altri, né per dare consigli agli altri, né per dire che state sbagliando. Ripeto che non sono neanche un maestro, sono qua per cazzeggiare con Erwin. Se mi volete ascoltare bene, se no cambiate canale. Ossa! Si incazza. No, però ci tenevo, no, è giusto che magari dici, ovviamente fai la tua promessa, eccetera. Okay. Poi uno sta a valutare se secondo lui gli può... Io penso che ci sono persone intelligenti là fuori. Spero. E no, usando un minimo di logica possono dire... Può funzionare, sì, oppure no. Non può funzionare. Assolutamente. Quali secondo te potrebbero essere i rischi di quegli altri tipi di allenamenti, come ad esempio io vedo fare i thailandesi, sempre Bruno sicuramente lo saprà, elastici con uno che tiene dietro e calciare con l'altro che ti mette l'elastico attorno al piede? Allora, io ogni tanto li uso e li uso anche volentieri, più che altro serve tanto per la fascia. Okay. Però ad esempio nei calci del karate o come li impostiamo noi non c'è tutto sto lavoro buono, perché intanto l'elastico è troppo corto, perciò se tu la gamba, scusatemi che ho un po' di dolore all'anca, la sali così, quell'esercizio ti potenzia tanto questa fascia di spinta, quando la sali così, perciò ti serve un elastico più lungo per poi poter allungare lì, perciò potenzio questa parte qua. Okay, e solitamente anche lì non lavoro da posteriore, ma sembra angolato in base al colpo. Perché se io vado a salire con il ginocchio già a 45 e l'elastico mi porta di qua centrale, ho un problema nella tecnica. Se faccio questo, chiaro, lo tiro e basta. Lavori magari più di anca che ma di... devi sempre lavorare sui punti di rotazione, perché devi dare la forza nel momento giusto e la chiusura nel momento giusto. Per quello poi i pugni fanno male.
o i colpi fanno cosa male. Cosa interessante che notavo qua era proprio che c'hai il peso che ti tira indietro, però tu sei liberissimo. Sei stabile. Su tutto qua. Stabile quando cominci ad avere quando il tuo equilibrio. Sì. Stabile però okay. Ti aumenta la stabilità perché questo che ti tira indietro non è solo centrale. Certo, è da tutte perciò le ti allunga. E tot di qua, tot di qua. Non è proprio centrale e ti dà la possibilità di assestarti come se stessi combattendo. Perciò tutta la mobilitazione è fatta propulsiva, ma anche quando vado indietro e poi torno. Sì? Quando esco con i pugni li posso serrare e mi posso muovere. Questo, questo. Chiaro. Ad esempio, quando devo lavorare sull'avanzamento, monto centrale, vedi che ci sono quei ganci là sotto, lo monto proprio qua, metto lo scorrimento e lavoro proprio su questo, bam 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 in avanti e torno, bam 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 in avanti e torno, bam 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 in avanti. Quello che poi mi porto in combattimento. Chiaro. Per quello io dico, che figata nella corsa volta. Non ci trovo niente di questo. Certo. Non è che a me che poi tanti la buttano lì, molti non sanno neanche a livello scientifico a cosa può servire. No, ma io non voglio un dire determinato tipo di corsa. Tra i miei migliori amici Alessio Sacara corre, non è che posso dire che non è un mega campione, è assoluto. Io non ci riesco, io se corro oltretutto mi infiammo la colonna, mi fanno male le ginocchia, problemi alle anche, ma perché sono strutturato io così? Io ho problemi alle ginocchia, quando metto a correre il giorno con il questo giorno senti dopo fatica alle ginocchia. Perché? Perché questo lavora sui muscoli che ti servono. E poi è incredibile la libertà comunque che ho. Io provo, ogni tanto provo a fare quel lavoro là con l'elastico dietro. Sai no, oppure quel corpetto lì. Però ora non voglio dire una bella cosa. Sì, sì, sì. Però l'ho avuto pure, io l'ho buttato dopo una settimana. Cavolo, io mi troppo sono solo corto, fatto male. Sì. L'elastico, se voi notate. I movimenti sono sbagliati. A quasi due metri. Sì. Perciò quello che arriva a te è un elastico da due metri. Sì. Perciò tutta questa movimentazione è fluida. Chiaro. Alla fine arriva un punto di massima tenuta, il ritorno non è esagerato. Se l'elastico è corto, massima tenuta, bam, 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 ti riporta sempre indietro. Perciò quando montano questi elastici molto corti, o sono iperleggeri perché devono evitare quella cosa lì, oppure tecnicamente c'è sempre questo lavoro qua, più che l'uscita. E però tanto anche se sono iperleggeri, quelli proprio, comunque sono tirati al sono massimo. Sono tirati, no, ma ci sono anche i corpetti. Molte volte è sbagliato. Sbagliatissimo. Perché ti porta anche a chiudere. Invece, creando delle strutture che poi alla fine, anche se uno ha un garage, prende le misure dei muri, se lo può fare, capito? Oddio, una cosa che... Allora, io per vederti montare sta roba prima eravamo io sempre in hai rubato delle immagini. Ma cos'è sta roba? Una stanza della tortura, vedo figli ovunque e non riesco neanche a capire come tu faccia ricordarti di rimontarli. Perché trovo il senso del movimento, capito? Io quando mi alleno, quando creo gli attrezzi, quando faccio il rasta, è perché cerco un senso nel movimento. Non è che perché il mio maestro non Sean. Parliamo di mi ha detto maestro, va bene. No, istruttori e tutto, maestro c'è sempre solo Sean. Mi hanno consigliato di... Io ho provato, non è che non l'ho provato, ho provato a correre, ho provato a fare gli scatti, le ho provate le scale, le ho provate tutte. Però poi arriva a un certo alla punto. Fine vedevo che c'era sempre un problema. Quello che mi ha avvicinato di più a risolvere quel problema sono alcune cose che mi sono inventato, ma la maggior parte dei problemi è rimasta. Chiaro. E ancora perciò lo devo inventare. Che nome li ad dai? Esempio, ti faccio un esempio, il lavoro degli addominali. Ora, ti faccio vedere una cosa. Girati, guarda la camera. Yes. Lavora. Cosa devo fare? Lavora. Senti gli addominali. Questo è un addominale combattimento. È vero che ti devi tenere la testa. E tenere collo, testa e addominali. Appena li molli, la testa se ne va indietro. Cazzo, che genialata! Wow. Cazzo, che roba! Perché questi sono addominale da combattimento, è quello che uno dice. Lo chiudi da qua. Sì. Perciò per chiuderlo da qua tu non fai questo.
Chiaro. Perciò tanti che fanno, sembra che non devo insegnare a nessuno perché proprio me ne fotte niente, parliamoci chiaro, che come vedo che si è pochissimi, 3-4 persone di cui conosco pure i nomi. Cercano questa di... suona un po' minaccia sta cosa. Siete 3-4, già vi conosco, già so i nomi, ho già preso cercano appunti. Di offendere, fare dire questo è il mio parere, non devo insegnare a nessuno. No, però io lo confermo. Cazzo. Fanno questo. Ok. Quando vedi combattere, vedi quelli che soffrono i colpi e si chiudono così gli addominali. Se li chiudi così, se vuoi salire con un montante devi aprire. Se vuoi salire devi aprire. Tutto quello che devi fare è aprire. Se tu li chiudi così, sei lì e sono chiusi. Per allenare questo hai bisogno di qualcosa che ti obblighi a non buttare la testa sotto. Allora devi allenare gli addominali da teso. Che spettacolo. E quello, ad esempio, è una figata. Alla fine è un elastico e una cintura di sicurezza. Ma come ci sei arrivata sta roba? Perché capivo che c'era un problema nella chiusura. Ma io alla testa, cioè tra tutte le cose che potevi fare, non lo so, mettere un qualcosa qua, mettere perché la qualcuno testa, che ti tira i quando, pugni. Scusate, mi fa male la spalla. Quando tu ragioni che c'è un peso qua, quale muscolo te lo riporta è sotto? È vero, l'addome. E devi partire da quello. Ti giuro che quando mi hai messo quella roba in testa io ho detto a cosa serve sta cosa. Poi cominci e ti rendi conto. No, perché proprio non ci arrivavo al fatto che questa roba qua aiutasse l'addominale. Io pensavo fosse più per una cosa del collo, del... Oltre il collo si allena pure. Sì, chiaro. Però il fatto quale non è tanto quello, è proprio il discorso di imparare a chiudere gli addominali parlando, pazzesco, muovendosi, ragionando, non stare... chiudere le scapole, fare questo. Perché? Chiaro. Perché poi ripartire da qua può essere problematico. Tanti nel Kyokushin cosa fanno? Quando ti vedono chiudere, ti cominciano a spingere anche con i calci e ti portano fuori dal tatami. Ta 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 ta, hai preso penalità. Vero. Perché anche nel pugilato vedo che succede molte volte. Quando sei in questa posizione qua, all'angolo, che ti stanno caricando, minga, prima che ti apri... Ora c'è un discorso, nel pugilato, sì, giriamoci al contrario perché sto braccio sai che ce l'ho scassato, nel pugilato io c'ho il guantone, sì, perciò quando tu ti chiudi così, a me qua mi viene difficile entrare. Sì. Nel Kyokushin, quando tu ti chiudi così, il pugno entra. Certo. Entra sia di qua, che di qua. Perciò è pericoloso. Sì, vero. Perciò è una chiusura... tagliente, più... È pericoloso. In più... nel Kyokushin, nel K1, nella Muay Thai, quando ti chiudi così, il corpo si concentra solo in questo. Qua se lo dimentica. Vatti, i KO, vero, li vedi sempre dalle chiusure, perché poi quello cerca di ripartire e cade a terra. Che sei tutto durissimo. Stai pensando qua solo a quello. E la gamba la lasci perdere. È allora vero. Tu quello ti... Porca miseria. Esci dall'angolo ma la gamba ormai è devastata. Se io invece mi abito a subire da cosciente, tocco le mani, entro, paro, faccio, dico, prendo i colpi, però rimango lucido, o posso lavorare dentro. Vero. Poi c'è quello più bravo, ti rompe no, lo stesso. Ah, non è che ora stiamo parlando che se fai così vinci i tornei. Non è, ma non infatti non stiamo parlando in questo video di metodo funzionale al 100%. Stiamo parlando però di certe cose, certi tipi di allenamenti che vai a sviluppare in maniera specifica quel tipo di... Ragionare, di ragionare, non fermarsi a... Vero. Non fermarsi a... Perché io mi fermo a... e rimangono dei vuoti. Chiaro. Parlando con fortunatamente abbiamo fortuna di conoscere mega campioni, ragazzi, le preparazioni dei mega agonisti olimpionici, personaggi che di cui ho anche fatto il nome prima, lavorano negli Stati Uniti, tutti. Battiti cardiaci controllati con schede di controllo per la valutazione di schemi di respirazione, di, cioè, parliamo poi di scienza. Ok. Perciò andare a finire che tutto l'allenamento sia solo anche le mie minchiate, o correre, o fare la corda, è veramente, cioè, siamo fermi a un livello che non è quello. Quando vai a quell'altro livello diventa un mondo scientifico. Chiaro. Un mondo scientifico ti imbone riflessioni, ti imbone conoscenza, ti imbone tante volte di dover togliere le abitudini, i dogmi e cambiare totalmente tutto. Chiaro. Io quando nel mio piccolo, da piccolissimo, c'è un vuoto, devo capire che fargli fare. E gli ho fatto fare i crunch, e li ho fatti mettere sotto sopra, e li ho fatti girare, fare e dire. E intanto c'era sempre un problema negli addominali.
Poi ho cambiato impostazione totalmente e gli addominali miei non andavano più. E diciamo che è una cosa che hai provato nel corso del tempo, non, sì, magari logico, non solo su di te, no, ma sugli allievi. No, ma io ho avuto tanti agonisti, ragazzi. E, cioè, e li utilizzavi? Non andavano mai giù. Pensa a te. I miei sono andati giù solo in un europeo e una volta. Chiaro. Nelle altre rimanevano in piedi, perdevano, vincevano, quello è un altro discorso, hanno vinto tante volte, ma giù di KO, buttati a terra dal dolore, mai. Pazzesco. E non è che e sappiamo quanto è duro il Kyokushin, e hanno combattuto nel Kyokushin Serie A. Quanto la gente è durissima, arriva strapreparata. Hanno vinto il Grand Prix del Belgio, hanno fatto podio allo Spanish Open, pure io l'ho visto. Cioè, non è che la gara l'abbiamo fatta. Cioè, chi parla che non abbiamo fatto i corsi di hip hop modificato, abbiamo fatto combattimento. Chiaro. Se mi dite, ma il mondiale non l'hai vinto? No. All'europeo tecnicamente andavamo quasi a pulire il tatami. Però possiamo anche dire che c'è anche un'altra cosa che entra in gioco lì. Non è solo la preparazione, ma è anche, ok, su quanti... Allora, c'è, un c'è magari allora, quello talentuoso. Io una volta gli chiesi allo Buonanima, che è venuto a mancare pochi anni fa da giovanissimo, lo Shan ungherese, e gli chiesi, ma quanti sono in Russia? Perché i tornei sono Russia, Giappone, Russia, sì. Giappone. Punto. Mi fa Luigi, mi fa solo della ICO, se non sbaglio, 100.000 iscritti. Capisci. Solo di una federazione di Kyokushin Kai. Capisci, l'hai anche il discorso della statistica. Bravo, 100.000 lì, metti 90.000 ICO 2, metti 60.000 ICO 3, metti 40.000 Kanjoro Yama. Stai parlando di 1.000.000 di praticanti di Kyokushin Kai. E in Italia ce ne sono 50. Siamo 50. Ti voglio dire, quando uno dei ragazzi arriva a un buon punto, ad esempio al mondiale senza i triscari, ha superato 3 combattimenti, è arrivato al secondo giorno, già è tanto. Agli europei, gli allievi di Shan, soprattutto juniores, hanno fatto podio. Se non ricordo male, Mary Magazzuno e la juniores l'ha pure vinto. Ci sono stati grandi risultati degli italiani nel Kyokushin Kai, ci sono stati forti combattenti che hanno portato risultati, ma siamo pochi. È vero. Punto, poi è più difficile spiccare quando sei siamo 100.000, pochissimi. Ti esce il talento di turno. Siamo pochissimi. Quando sei in 50... Siamo pochi. Io nel... l'attività di base diventa complicata. Fatto esperienze che poi ti presenti a un europeo, che è un'esperienza che loro si sono fatti in un anno e tu l'hai fatta in 10. Bravissimo. Chiaro. Arriva un'età per cui l'esploit a livello competitivo sei già in caduta, con tutti gli infortuni, con tutto quello che ne segue. Il vero problema degli sport da combattimento sono quelli che iniziano in Italia. Cioè tu non puoi arrivare a essere performante nell'età giusta, con l'esperienza giusta, perché quando arrivi là la tua generazione ha già smesso. Poi. È vero. Sì. Poi se becchi quello che trova la fidanzata, quello che ha le sue cose da fare, il lavoro che per motivi di lavoro... Bravo! Negli sport a contatto, e parlo di sport a contatto intendo dal pugilato al Kyokushin, negli sport a contatto c'è anche l'evento infortunio, c'è anche l'impegno e poi c'è questa cosa qua che ovviamente... Se come nazionale tu ti confronti con un nazionale russo, sai che lui è uscito da una selezione di 400. Bravissimo. Tu sei uscita da 10. E tecnicamente ci sei solo tu. Esatto. Perciò non sei manco magari la scelta migliore, però hai coraggio, hai cuore e questo va ammirato. Perché ragazzi, andare a decidere di partecipare a un torneo di Kyokushin Kai... Di alto livello. Io non so, di alto livello. Io penso che è tra come tutte le buttarsi da una scogliera proprio a petto nudo, proprio così, sulle tra pietre. Tra tutte le discipline penso che anche Kyokushin Kai, perciò, per fare una competizione non mi butteresti. Bisogna ammirare tutti. Allo scorso Spanish Open, quando io ho vinto la mia categoria, una ragazza, una senpai di Caltanissetta, ha fatto terzo posto, un ragazzo negli juniores ha fatto terzo posto, perciò ci sono i karateka Kyokushin giovani. C'è poi un discorso, sono 10, non sono 10.000. Se da 10.000 se ne vanno 1.000, me ne sono rimasti 9.000. Se da 10 se ne vanno 9. Ma sei rimasto da solo e tu non, senza confrontarti, sei il migliore in Italia. Il problema è quello. Chiaro. Cioè, problema è quello, ma non è tanto nel confronto, perché i tornei italiani sono molto duri, sfatiamo questa cosa che magari sembra che qualcuno va a passeggiare. No, ma in ma Italia nessuno no, questo. No, però ti voglio dire, siamo pochi. È quello che pochi. È. Ecco, per fare
una massa critica per poter dire portiamo uno squadrone in Europa. Siamo ancora troppo pochi. Io spero nel futuro, spero in questo lavoro che stai facendo anche per il Kyokushinkai, e che anche Sean è contento e tutto, che si crei una volontà di cominciare a conoscere veramente questa disciplina. Claro. E impegnarci, perché alla fine fare l'agonista è bello. È bello perché, uno, non ci sono premi in denaro, perciò da noi è solo sacrificio. Paghiamo il volo, paghiamo l'albergo, andiamo là, paghiamo per pestarci come la racina, come si dice in siciliano, come l'uva. Perciò, però, sei contento di farlo. Però lo sai qual è il bello? Che conosci i russi, conosci i giapponesi, conosci i tedeschi, e si crea un rapporto bellissimo. Visiti posti che magari non avresti mai visto, perché io, certo, ho visto la Romania, ho visto la Bulgaria, ho visto, siamo stati a Lione, abbiamo girato tantissimi posti, ho visto il Giappone, capito? È bello. E in ogni caso non c'è il professionismo nel Kyokushinkai, perché il vero premio, quando è portata con rispetto e con onore, soprattutto data da maestri veri, è dire tu potrai tramandare quello che ti è stato insegnato. Chiaro. Per quello va dato valore alle cose che abbiamo, non striscette gialle, ma il valore, perché quando i grandi smetteranno e diranno basta, resteremo solo noi a parlare di Kyokushinkai, a portarlo avanti. Perciò dobbiamo onorare con il massimo impegno. Ma il Kyokushinkai è bello, combattere, girare il mondo è bello, vi forma. Infatti io sono anche contento che grazie a questo progetto che stiamo portando avanti, senpai, sempre più gente sta scoprendo il Kyokushinkai, sì, grazie a te, grazie a tutto quello che c'è dietro, alla passione comunque che stai trasmettendo te anche ai ragazzi. E è una cosa che fa piacere vedere centinaia, migliaia di ragazzi, bellissimo, che scrivono, bellissimo, mi hai salvato la vita, bello, perché ho deciso, bello, di dare una seconda chance alle discipline marziali, gente che adesso sta cercando dojo di Kyokushinkai. Emozionante. Infatti si dovrà inventare qualcosa perlomeno per la base. Chiaro. In modo anche anche online, qualcosa che però intanto facciamo delle, certo, basi, poi quando Sean Tsutomu Wakyuji fa gli stage saremo tanti, lui ci valuterà, però intanto la base, le posizioni base, la base del karate la conosciamo, un po' di condizionamento abbiamo fatto, agli stage finiamo quello che dobbiamo fare, ma nel frattempo creiamo uno storico. Chiaro. Tanti ragazzi, ora devo dire la verità, a me scrivono per potersi allenare con me da tutte le parti. Il sabato vengono da Verona, vengono da Saronno, vengono da Milano, vengono da tanti posti. A me questo fa piacere, mi onora. Quando qualcuno vuole veramente qualcosa lo fa, si fa il sacrificio. Assolutamente, anche perché vi resterà qualcosa di importante, che non è quello che vi insegno io, ma il fatto che avete avuto un maestro che è Sean, punto. Io vi preparo solo a non sfigurare davanti a lui. E lui saprà valutare quello, e quella è la meraviglia del Kyokushinkai. Il resto, chiaro, è baggianate, vendi dan, renda dan, non è quello il Kyokushinkai. Vendi dan, compra dan. Sì, ne, dai, quello, vabbè, lo sai come la penso, è pure inutile, mi dispiace pure dirlo. È così. Il Kyokushinkai è quello che ci lasceranno i grandi maestri, e dobbiamo perseguirlo, dobbiamo cercare di perseguirlo con onestà, con serietà e con rispetto. Io quando vedo logicamente ragazzi che si fanno 100 km andare, 100 a tornare e anche di più per praticare Kyokushin, mi emoziona. Oggi parlano tutti di Kyokushinkai. Io ho aperto il dojo, fortunatamente senpai Bruno mi è testimone, nel 2010 eravamo in tre a conoscere il Kyokushinkai in Lombardia. Porca miseria. Perciò lo chiuscevamo, dai, di che stiamo parlando. Semmai Bruno fu il primo a fare uno stage di Sean Tsutomu Wakyuji a Milano nel 2011. Penso che manco 20 eravamo. Quanta gente c'era? Non eravamo neanche 20. C'è il più grande karateka proprio al mondo del Kyokushinkai. Perché non si conosceva totalmente. Non è Kyokushinkai. E chi già lo sa, c'è un film qual è. Ci siamo. No, basta, solo che abbiamo specificato, perché la gente si confonde. Non c'è scritto Kyokushinkai, neanche qua. Quindi posso tenere. Ok. Il mio dojo e si fa quello che dico io. E in ogni caso, chi lo sa che è casa sua. Okay. Nonnismo qua. No, e quando vedevano magari i kanji piuttosto che le scritte, inchiodavano con la bicicletta,
scendevano senza parlare manco italiano, chiedevano ma dove ci sono palestre, non ce ne sono a Milano, rimanevano basiti. Sì, 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 rimangono in ghiaccio, basiti, ma può essere mai. Ma non ci può mai essere, ma ho conosciuto gente che era terzo dan, secondo sì. dan, gente che aveva fatto gli europei, ma nel 2000, cioè 24 anni fa, ma in Italia non c'è, gli dicevano guarda in Italia l'organizzazione più grossa che c'è adesso è giù da Sciambacchiucci che è la ICO 1. Ma io sono dalla ICO 2, sì, ma non ce ne sono, ma non c'è niente, tolto quello ci sono qualche palestra ancora in Puglia di altre organizzazioni, sì. ma appunto, nel nord Italia zero. Se vogliamo fare tipo un numero di dojo in Italia di Kyokushinkai, quanti ce ne saranno? Una decina ci sono? No, secondo me devi anche guardare i pedigree. Ecco. Il problema bisogna capire. Ok, tu dici la qualità di quei dojo. Allora, secondo me, per non giudicare la qualità, come tutte le cose vanno contestualizzate in numeri. Cioè io posso avere in un paese come Paratico, adesso io litigo con Senpai Luigi, Simona litiga con tutte e due e apriamo tre dojo. A Paratico ci sono tre dojo a Paratico e abbiamo tre allievi a testa. Alla fine abbiamo nove perché era tutta gente che veniva qua. Cioè, questa, non è cambiato niente. Questa è la perciò non conto quanti sono, i dojo li puoi aprire quando vuoi. Io penso che Senpai Simona avrebbe il dojo pieno. Ah, a differenza vostra. Non è vuoto perché... Io penso che... Noi già avremmo fatto pace, perciò tipo avremmo chiuso definitivamente. Però ci ha risolto i problemi. Chiuso per ferie. Coalizione. Alla prima bolletta. Chiudiamo, ma che è meglio. Però la questione qual è? Secondo me invece è la questione dei numeri. I numeri sono bassissimi. Okay. Sì. Magari ci sono organizzazioni che sono referenti a livello internazionale, di organizzazioni internazionali che... Ma i numeri. Sì. Cioè, puoi fare gare dove si presentano 20-30 persone per un campionato italiano. Poi, in tutte le categorie. C'è da dire una cosa: quando tu parli, giustamente ora diciamo in Puglia c'è un'entità che non è, però rispettano Shan e tutto, questa è la verità, bisogna dirla. Sì, sì. Però in ogni caso c'è una scuola di Kyokushinkai che ha storia. 50 anni, non possono rispettarla. Quando si apre un dojo e io mi vedo spuntare un 77 dan di un'altra cintura con un Kanchi referente mondiale di faccio ma scusami ma nel 2009 tu che facevi? Siccome non capiscono neanche che ci sono i social, uno va a guardare e dice ma quello faceva Kung Fu, cioè, ma come minchia sei arrivato a 7 però, dan a 6 okay, dan io, a 8 dan se tu nel 2009 2010 2016 facevi un'altra cosa. Ma quanti sono a fare così oggi stanno diventando un po' tanti. No, io penso da quando hai fatto i video stanno aumentando, c'è un incremento esponenziale, ma da una parte comprensibile, perché ovviamente se il mercato è maggiore la richiesta dell'offerta, devi solo aumentare l'offerta. Assolutamente. Non è mai capire la qualità dell'offerta. Sì. E secondo me, moralmente, e uso il termine moralmente, sì, assolutamente. Un insegnante, che tra l'altro è un educatore, quindi un formatore, dovrebbe farsi carico della responsabilità che moralmente non posso farlo. Cioè non posso chiedere. Io la butto lì, Senpai Bruno. Sai perché succedono queste cose? Io gliel'ho detto ieri al Senpai Luigi. Secondo me questa cosa succede perché stiamo vivendo un periodo politically correct da tutti i punti di vista. Fosse come una volta, dove ok, sei cintura nera, bene, io scuola mia, vengo nella scuola tua e però vediamo perdonami. Un attimo il livello. Ok, e ci siamo, però perdonami, io si dico pure un'altra cosa. Oggi è un mondo però dove realmente apriamo i social, apriamo internet, apriamo tutto e vediamo chi ci sta insegnando le cose. C'è. Perché se tu vai a mettere Iron Dojo, scopri che io realmente nel 2010 ero un cretino con la cintura, ho ricominciato con la cintura verde, perché io addirittura ricominciai con la cintura bianca. Perché bisogna ricordarlo, Shanno e fanno poi rimettere la tua cintura. Perché io non mi sentivo più neanche in grado di praticare, no? Di insegnare. Dal 2009 al 2024... Iron Dojo ha confermato, ha dimostrato, ha praticato, ha fatto praticare, oggi sta anche divulgando. Perciò se tu vai a cercare altro, ma se io vado a cercare, ti faccio un esempio, se vai Bruno domani si mette 3 danni di Kyokushinkai, io mi incazzo, perché dico tu non sei una cintura nel Kyokushinkai, perché Shan non te l'ha data, perché non so chi te l'abbia data e perché non è giusto.
Lì è una questione proprio morale. Non è giusto. Se i miei allievi che hanno cominciato cintura bianca con me, e tu lo sai, oggi hanno la mia stessa cintura, lo stesso grado. Può essere che queste cinture non abbiano tutto questo valore. Però vi faccio una domanda adesso. Al di là di tutto, uno potrebbe fare, magari in altri sport, ci fosse un discorso economico sotto dove dici che minchia, sto facendo i soldi, vedi che ho qualche richiesta, essere un settimo Dan di una qualsiasi disciplina, tanto c'è sempre quattro gatti che ti fanno quella disciplina. No, ma ti sei dato la risposta da solo, ad esempio. Il vero problema invece sarebbe la domanda da fare a queste persone che millantano, che hanno sempre praticato, piuttosto che hanno dei gradi tipo quarto, quinto Dan nel giro di due mesi, è, scusami un attimo, all'estero c'è mercato, ok? Il mercato c'è, tanto è vero che in Russia, Romania, in Ungheria, in Polonia, in Francia, in Spagna, cioè non solo paesi del blocco dell'est, in Francia, in Spagna, in Iran, cioè ci sono numeri enormi. Secondo me, siccome qua nessuno è un po' come adesso quelli che fanno karate, anche che facevano karate di altri stili, tutti che dicono ma no, quando eravamo giovani, quando ero giovane io, eravamo a contatto pieno come il Kyokushin. Mai stato. E invece non è così, cioè, perché? Perché adesso si è aperta questa possibilità di recuperare una fetta, e io lo chiamo in maniera volgare, di mercato, che prima se lo portavano via, perché la fascia è questa. Dai 6 ai 9 anni fai karate, fai judo, poi basta, fai qualcosa di utile. Tutto è nato per questa storia. Però un momento, stiamo parlando di un discorso economico, si fanno i soldi tramite sta roba qua? Aspetta, intanto dopo che sono usciti i video, sanamente ormai il Kyokushin Kai lo conoscono tutti. Quello che conosceva Nojo, e te lo garantisco io, perché parlavo con istruttori di karate e non sapevo neanche cos'era. Manco sapevano che era uno stile di karate, mentre io, bene o male, vado io, Gojo Ryu, l'ho sempre conosciuti, anche se non li ho mai praticati, tranne lo Shotokan che pratica da bambino. Lo sapevo. Kyokushin Kai, ti garantisco che, togliendo questo signore e pochissimi altri, non ce n'era uno che sapeva di che cosa parlavo. Perciò nel momento in cui io apro il turno di Kyokushin Kai, il primo realmente, Shan Vakiuchi, Lombardia, seguito fortunatamente da Shan in maniera proprio, è stato un amore anche nei suoi confronti, non si sapeva cosa fosse. Oggi, perché ti dico, dopo i video vedo troppi kanji di Kyokushin Kai su persone che vengono altro. Il problema è un altro: è giusto che tu migri, se ti va, da uno stile dove sei quinto danno, sesto danno, quello che vuoi, cintura rossa, non ho visto colorate, tutte le minchiate le ho viste io. È giusto che tu migri, ma quando migri non ti devi andare a cercare il maestro che vive in un posto, che gli mandi il biglietto, viene, ti dà il colpo con la spada e ti conferma il tuo settimo dan. Tu sei settimo dan in un'altra cosa. Quando io facevo Brazilian Jiu-Jitsu non mi mettevo la cintura del Kyokushin Kai, mi mettevo la cintura bianca e mandavo a fare pestare da pestare da Fabrizio Nascimento, da Cristian Migo, da Claudio Bari, cioè da gente che combatte realmente. Ma non è che mi metteva la cintura, ma la domanda resta sempre la stessa: perché farlo? Cioè è per cosa di ego? No, uno perché è figo. Ok, solo per ora quello. È diventato figo solo per quello, e c'è possibilità di, come diciamo così, che l'unico paese dove non si è sviluppato con numeri è qua, in Italia. Cioè, ovviamente, l'economia dice può solo crescere, non può tornare indietro. Indietro non può tornare. Non può tornare. Il concetto è capire: vuoi crescere in qualità, vuoi crescere in numeri? Per numeri intendo di insegnanti, perché qua non stiamo parlando di numeri di praticanti. Sì, parliamo di insegnanti. Più insegnanti che praticanti. E quello che è successo. È quello che è successo in scelte di mercato. Il Krav Maga è stato promosso così. Tu facevi il corso, praticavi, eri istruttore direttamente, e alla fine sono ritrovati come in altri stili, tipo nel Winch, tutti così, che erano più gli istruttori autorizzati che i clienti. Ma è proprio un'economia piramidale, si allenavano tra loro. Ma non va bene, non va bene, non so, va bene. La qualità continua a scendere. Beh, certo, non va bene, perché io quando dico il sabato è aperto e tutto, ma arrivano sempre ragazzi cintura bianca che non l'hanno mai fatto, pochissimi altri che hanno fatto altro, che vengono a provare, gli piace, rimangono e tutto.
Ma stranamente quando poi vedo uno stage e vedo 12 cinture nere di Kyokushinkai qua, non ne minchia hanno stato mai. Minchia 12, uomini, donne, cani, colombi, tutti questi cinture nere. Se adesso, cioè fino ad ora, che non nessuno cagava il Kyokushinkai, si facevano comunque le cose qua in Italia, ora che sta diventando quasi figo fare il Kyokushinkai. Non è neanche quasi, è figo. Sempre è stato figo, che non lo capivano prima. Esatto, però adesso lo sanno tutti, lo vedono e agli occhi di tutti è fighissimo, perché intanto lo conoscono. Ecco, se già facevano certe cose prima, certi maestri, dico, ora che magari fa veramente figo agli occhi di mainstream, è diventato mainstream. Sì, assolutamente. E sta diventando mainstream. Quali possono essere le cose negative che si creano? Allora, negativo cosa si creerà? Che arriveranno... apri il computer, cerco la federazione più farlocca che trovo nel mondo, che ha 20 iscritti, che non... Li chiamo, quello mi dice quando mi gli devo mandare, mi dice che vuole venire a vedere l'Italia, gli faccio fare un giro a Colosseo, a Venezia, si arricamba, maestro, maestro, mi dà la benedizione, da oggi cavaliere, e cavaliere farà cavaliere, capito? Il guaio grande è quello, però non è neanche un guaio grande, perché in ogni caso movimentiamo. Certo. Perciò, alla fine, come dicevo una volta, un grosso marchio diceva, se in determinate zone fanno i falsi del mio marchio, buono. Vuol dire che ti stai, è buono, sei riconosciuto. Però tu che compri una cosa... Adesso c'è gli strumenti per... Se la paghi per buono, e non lo è, sei stato truffato. Perciò io ce l'ho questa freddezza anche, questa mancanza di morale di farlo, io no. Punto. Okay. Se no a quest'ora avrei la cintura che mi arriverebbe al ginocchio, ma non mi serve. La massa però cosa genera? Genererà che magari ci saranno degli ottimi karateki anche in un terreno che non era pulito e magari poi troveranno una via, capiranno il senso, grazie anche ai social passa il senso. A me la cosa più bella dei commenti è vedere quelle persone che capiscono quello che gli voglio dire, con i miei modi un po' rozzi, volgari e tutto, e sono lì a dirmi grazie. Ma quello è il senso del karate. Non sono io non sono nessuno. Perciò è il senso del karate che deve passare. Perciò magari in questa massa e tutto ci saranno persone che diranno, oh Shan, io ho sta cintura, me la può valutare lei? Okay. E Shan ti dirà, guarda, ricomincia da capo. Oppure, ricomincia da verde. Oppure, va bene, te la meriti. Ma quella cintura sarà di Shan. Chiaro. Se te l'ha dato il massimo. Punto. Ci sono persone che, sai cosa fanno? Vanno in Giappone una settimana. Minchia. Tornano come se avessero fatto i combattimenti con i tori. Come quelli che vanno anche in Thailandia. No, io sono bravo, uguale. Minchia, se cose vuoi farlo morire. Oppure gente che dice, no, io sono... Questo l'ho visto, testimone io. Ha fatto 3 settimane, ma neanche, con un campione di Brazilian Jiu-Jitsu. Dopo un mese era istruttore di Brazilian Jiu-Jitsu. Quando gli è stato chiesto da un altro, perché i social io li amo per questo, dice, ma come minchia ti viene in testa? Fece una foto con un campione, fa... Cioè, ma è uno stage, io gli stage li ho fatti con i numeri uno al mondo, ma posso dire mai che sono un cretino? Posso dire basta, che ho fatto uno stage, l'ho conosciuto, gli ho stretto la mano e mi fermo lì. Ma perché questa umiltà e questa serietà la devo avere solo io? Chiaro. Vabbè, direi che abbiamo già detto abbastanza su Kyokushinkai. Ci siamo allenati. Ci siamo allenati, il senpai Luigi. Ora ci odieranno ancora più persone. A me sicuramente. A te ciao. Io sono il nemico pubblico. Guardate la cintura nera. No, gli ultimi 20 minuti sono stati solo di sfogo verso su Amazon. Tutte le persone. La tagliamo questa, dai. Pace con tutti. Su Amazon. Boh, niente, senpai Luigi. Os. Senpai Bruno, os. Alla prossima. Allora, senpai Bruno, visto che ho l'onore di averti al dojo finalmente oggi qua. Ma finalmente, sei tu che mancavi. Ho capito. Vabbè, comunque. Io voglio spiegarti come mai mi chiamano il ghepardo dell'Iron Dojo adesso. Ah, non lo sapevo. E dovrei darmi una valutazione del mio nuovo outfit del dojo. Ah, non è uno stile il ghepardo, lo stile del ghepardo. Allora, senpai Bruno, un attimino. Sei pronto?
Ahimè, non vorrei avere schifo. Allora, Senpai Bruno, ecco perché mi chiamano il ghepardo dell'Iron Dojo. Ho anche la circonvalazione. Conoscevo un'amica di nome Gino che aveva lo stesso abbigliamento. Dai, quanto ci starebbe fare una bella stampa qua Iron Dojo, qua sulla schiena? Qua. Senpai Luigi è d'accordo con questa cosa? Non vedo l'amore. Allora, se la faccio fare, Senpai, se la faccio fare. La tuta così. Sì. Pantalone no, buttalo. Ma come no? Ma è bello tutto insieme. No, sto sentendo pesante. No, però devi farla senza maniche. Ma sei abituato a cose senza ben maniche più pesanti. È tanta roba. Senza maniche è tanta roba. Senza, tu dici, strappare. Un gilerino, sì, sì. Quella mi sembra più da circonvallazione, dai. No. Sì, no. Hai mai visto? La tigre del ribaltabile. Allora. La citazione da un film storico. La tigre del ribaltabile. Sì. Allora, fai una bella cosa, ne fai. Tu sei il ghepardo. Sì. A me fai la tigra, sembra proprio il leone. Io l'orso voglio, l'orso. L'orso. Io l'orso, tutta la vita l'orso. Se mai Simo gli diamo il giaguaro. Sì. Ciao. A madre Simona Senpai. Madre Simona. E ci chiameremo le bestie dell'Iron Dojo. Le bestie dell'Iron Dojo. Questa è la savana. Questa è la bestia. Quanto è geniale però sta roba. Comunque, tu che hai scritto il commento il ghepardo dell'Iron Dojo ha vinto tutto. Hai visto, lo metto. Il ghepardo è spettacolare. Ah, qualcuno l'ha scritto? Sì, 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 perché me l'ha scritto, ho postato stamattina la foto. Ghepardo se la gioca con madre Simona. Senpai Simona, nostra madre. Altra citazione dal video di Senpai Luigi. Mamma mia. E presto, comunque promesso, vi porto anche Senpai Simona. Boh, Senpai Bruno, approved or no? Puoi essere sincero? Posso essere, fa cagare il fatto. Fa cagarissimo.